In questo video parleremo di Layout Manager. In particolare introdurremo il Border Layout e il Flow Layout. Questo ci darà modo anche di introdurre le classi JPanel, JLabel e JButton e di fare dei cenni alla progettazione della GUI. Nel video precedente abbiamo compiuto il primo passo nella costruzione dell'interfaccia grafica della nostra applicazione. Ci siamo procurati la finestra. Il passo successivo sarà quello di inserire all'interno di questa finestra tutti gli altri elementi grafici che comporranno l'interfaccia grafica: etichette, caselle di testo, bottoni, caselle a discesa e così via. Una finestra, dunque, ci offre un contenitore principale all'interno del quale dovremo inserire gli altri elementi dell'interfaccia, che potranno essere inseriti nella finestra disponendoli in tanti modi diversi, secondo appunto diversi layout. Per gli elementi, dunque, bisognerà scegliere un layout, tenendo anche presente che questo layout va gestito. La finestra potrebbe essere, per esempio, ridimensionata, oppure potrebbe essere aperta su un monitor con risoluzioni diverse. In tutte queste situazioni bisogna garantire che la disposizione degli elementi al suo interno rimanga coerente, in modo da assicurare un bell'aspetto e in modo da assicurare anche una buona usabilità. In altri termini, la disposizione degli elementi grafici all'interno della finestra deve essere affidata ad un layout manager. Il compito di un layout manager è proprio questo: fissare una disposizione degli elementi grafici all'interno di una finestra e più in generale all'interno di un contenitore grafico. Vedremo, la finestra non sarà l'unico contenitore che avremo a disposizione, e poi gestire questa disposizione, questo layout, nel corso dell'utilizzo di quella finestra. Dal punto di vista della programmazione Java, un layout manager ovviamente sarà un oggetto che dovremo creare scegliendo una classe opportuna fra quelle che avremo a disposizione per il layout manager e che potremo assegnare al contenitore che vogliamo venga gestito secondo le regole e la politica di gestione degli elementi grafici di quel layout manager. Swing mette a disposizione diverse classi per il layout manager. Una di queste è la Border Layout. Border Layout è il layout manager che viene assegnato di default per i JFrame. In questo esempio ho utilizzato un JFrame per il quale non ho cambiato il layout manager e che quindi utilizza il layout manager di default, che abbiamo detto è il border layout. Questo layout manager divide lo spazio del contenitore in 5 aree diverse che sono individuate utilizzando proprio i punti cardinali. È possibile quindi distinguere fra le aree di nord, di sud, di est, di ovest e del centro della finestra. In ciascuna di queste aree il border layout permette di inserire un solo elemento grafico. Nelle aree di nord, ovest e centro del JFrame ho inserito delle etichette, delle JLabel, alle quali ho dato anche un colore di sfondo in modo da mettere bene in evidenza quali sono i confini delle diverse zone. Questo perché il border layout crea nel contenitore del JFrame delle zone trasparenti e senza bordi. Nelle aree est e sud invece ho inserito dei bottoni. Abbiamo infatti un bottone, questo è il bottone di est e quest'altro è il bottone di sud. Si può notare come gli elementi grafici che abbiamo utilizzato, le etichette e i bottoni, sono stati espansi dal border layout in modo da fare occupare loro tutta la superficie dell'area disponibile. Questo ci fa capire che non dovremo mai utilizzare un border layout per inserire direttamente al suo interno componenti grafici quali etichette, bottoni e anche gli altri che vedremo successivamente. Vedremo che prima di inserire i componenti grafici in un border layout bisognerà prima prepararli, confezionarli
all'interno di contenitori intermedi. Un border layout invece può essere molto utile per creare all'interno del contenitore principale della finestra il layout delle diverse sezioni in cui vogliamo organizzare i vari controlli di quella finestra. Infatti, se proviamo a ridimensionare la finestra, ci accorgiamo che il border layout gestisce il ridimensionamento delle 5 aree create nel contenitore della finestra in modo diverso. In particolare, nelle aree di est e di ovest, la larghezza rimane invariata, mentre l'altezza segue il ridimensionamento della finestra. Al contrario, invece, nelle aree di nord e di sud, l'altezza rimane invariata, mentre la larghezza segue il ridimensionamento della finestra. L'area di centro, invece, segue il ridimensionamento della finestra sia in larghezza sia in altezza, occupando sempre tutta la superficie restante all'interno del contenitore della finestra. Dunque, vediamo quali sono le istruzioni Java che ho utilizzato per realizzare la finestra di questo esempio. Utilizziamo come base di codice il progetto che abbiamo realizzato nel video precedente. Quindi abbiamo questa finestra, per il momento è vuota, però mette a disposizione un contenitore principale che si chiama Content Pane, che è un oggetto di classe container che possiamo raggiungere richiamando sull'oggetto della finestra il metodo getContentPane. Ricordiamoci che la classe della nostra finestra l'abbiamo scritta estendendo un JFrame, quindi questo è un metodo che la nostra classe ha ereditato dalla classe JFrame. All'interno di questo contenitore, che riusciamo così a procurarci dal JFrame, abbiamo a disposizione quelle 5 aree, nord, sud, est, ovest e centro, che abbiamo visto prima commentando l'esempio. Prima di poterle utilizzare, dobbiamo creare gli elementi grafici, etichette e button da inserire all'interno delle diverse aree. Iniziamo col crearci l'etichetta dell'area nord e lo facciamo ovviamente nel metodo init, che è il metodo che viene invocato dal costruttore e che stiamo utilizzando per inizializzare la nostra finestra quando essa viene creata. Magari la chiamo LBL Nord. E nel farlo le assegno anche nel costruttore il testo che vogliamo l'etichetta mostri. Questa etichetta poi, così come l'abbiamo istanziata, risulterebbe trasparente, di default è trasparente, quindi le diamo anche un colore di background. Quindi invoco sull'etichetta il metodo setBackground e il colore possiamo passarglielo tra le costanti che abbiamo a disposizione nella classe color, magari scegliamo l'orange. Se vogliamo che lo sfondo dell'etichetta venga visualizzato, dobbiamo anche ricordarci di impostare un'altra proprietà su true. Questo renderà l'etichetta appunto opaca e quindi farà vedere il colore di background impostato. Poi, sempre sull'etichetta, impostiamo anche delle dimensioni preferite. Lo facciamo richiamando il set preferred size. E dobbiamo passare le dimensioni attraverso quindi un oggetto di classe dimension. Richiamo questo costruttore che mi permette di passare la larghezza e l'altezza espressa in pixel. Magari scegliamo per tutti gli elementi grafici che stiamo creando le stesse dimensioni, larghezza e in altezza, in modo da tenere meglio sotto controllo come queste dimensioni vengono gestite dal nostro layout manager di tipo border layout. Abbiamo quindi istanziato la nostra prima etichetta. Dobbiamo fare la stessa cosa anche per le etichette che vogliamo vengano visualizzate nell'area ad ovest e nell'area di centro. Si noti che per creare questa label abbiamo utilizzato un costruttore che permette di definire per l'etichetta, oltre al testo da visualizzare, anche il suo allineamento, che di default è a destra e che noi invece abbiamo fissato al centro, facendo
passando come secondo parametro l'intero che abbiamo recuperato all'interno di questa costante center messa a disposizione dalla classe JLabel. Le altre istruzioni sono identiche a quelle che abbiamo già scritto, per questa scegliamo un colore giallo. Bene, creiamo ora i due J-button dell'area est e quello dell'area sud. Per creare un bottone dobbiamo utilizzare la classe J-button. Il riferimento lo chiamiamo BTN, questo è il bottone di est, quindi BTN est. E come costruttore utilizziamo questo che ci permette di passare la stringa dell'etichetta da visualizzare nel bottone. E anche per il bottone impostiamo le dimensioni preferite, richiamando il metodo Preferred Size alla stessa maniera delle label. E quindi, ora che abbiamo creato i nostri elementi grafici, etichette e bottoni, possiamo inserirli all'interno del contenitore della finestra, per il quale ci converrà recuperare il riferimento. Clicchiamo Top Container, richiamando sulla finestra il metodo GetContentPane. Questo è il metodo che ci restituisce riferimento al contenitore principale del nostro JFrame. Qui ora mi dice che questa classe non la trova perché dobbiamo fare l'import della classe che è contenuta all'interno del package java.avt. Ora possiamo aggiungere gli elementi grafici creati, le etichette e i bottoni, al contenitore della nostra finestra, richiamando il metodo add sul contenitore ContentPane. Questo riferimento l'abbiamo chiamato topContainer. Si noti che al metodo add bisogna passare due parametri. Il primo dovrà essere il riferimento dell'elemento grafico che vogliamo aggiungere alla finestra. Il secondo invece indicherà l'area della finestra in cui vogliamo inserire l'elemento, scegliendo fra le 5 che abbiamo a disposizione, fra l'area nord, sud, est, ovest e di centro. Questo secondo parametro può essere fornito sia direttamente sotto forma di stringa, sia recuperandolo dalle costanti presenti all'interno della classe Border Layout. Abbiamo però dimenticato di creare il bottone dell'area sud. Verifichiamo qual è il risultato che abbiamo ottenuto finora mandando in esecuzione. Questa è la finestra, se proviamo a ridimensionarla, ecco che compaiono i nostri elementi all'interno delle aree nord, sud, est, ovest e centro, e quindi ritroviamo la finestra dell'esempio iniziale che abbiamo visto. Però qualcosa, vedo, non mi torna nelle dimensioni di questa etichetta che mi aspettavo fossero le stesse di questa altezza. Ecco l'errore, ho sbagliato a scegliere il riferimento di questa etichetta. Dovremmo adesso ritrovare la larghezza dell'etichetta di ovest della stessa dimensione di questa altezza. Dunque, noi abbiamo inserito gli elementi grafici direttamente nelle aree del content pane e abbiamo anche detto che non deve essere questo il modo di operare. Noi l'abbiamo fatto solo per verificare qual è il comportamento del layout manager border layout.
L'inserimento degli elementi grafici all'interno delle diverse aree del border layout invece deve avvenire passando prima attraverso un contenitore intermedio che è il contenitore JPanel. Questo contenitore è un contenitore trasparente che per default ha un layout manager, questa volta di tipo flow layout. Quindi proviamo ad utilizzare questo contenitore e commentiamo insieme il comportamento di quest'altro layout manager. Si noti che per la creazione degli oggetti dei pannelli sto utilizzando il costruttore vuoto perché ho intenzione di utilizzare per essi il layout manager di default che abbiamo detto è il flow layout. Ora che abbiamo a disposizione questi contenitori intermedi, inseriamo le etichette e i bottoni in questi contenitori intermedi e procederemo poi per inserire all'interno della finestra questi contenitori. A queste chiamate ai metodi add su content pane della finestra dovremo modificare questi riferimenti dovendo passare questa volta quelli dei JPanel, cioè dei pannelli intermedi a cui abbiamo affidato gli elementi grafici da aggiungere alla nostra finestra. Vediamo il risultato che abbiamo ottenuto. Questo ci fa dedurre che il Flow Out Manager non modifica le dimensioni degli elementi ad esso affidati. Questa volta, infatti, il Border Layout agisce sui JPanel espandendoli in modo da far occupare loro tutta la superficie dell'area del Content Pane in cui sono stati inseriti. Un'altra cosa che possiamo notare è che gli elementi grafici sono stati disposti all'interno dei JPanel secondo un allineamento orizzontale centrato. Per capire qualcosa in più sul comportamento del Float Manager, proviamo a modificare il nostro codice aggiungendo qualche elemento grafico in più a quelli già esistenti. Per esempio, proviamo a lasciare la dimensione di default, semplicemente commentando le istruzioni con cui abbiamo fissato le dimensioni preferite. E poi proviamo ad aggiungere due bottoni, uno al pannello sud e l'altro al pannello est. Vediamo il risultato che abbiamo ottenuto. Si può notare come un contenitore che è gestito da un flow layout dispone gli elementi al suo interno facendoli fluire lungo una riga. E poi, man mano che il contenitore viene ridimensionato e quindi gli elementi non riescono ad essere contenuti tutti su una riga, questi vengono fatti fluire all'interno di righe successive. Sul comportamento di default di un layout manager flow layout possiamo intervenire e apportare qualche piccola modifica impostando sul contenitore un nuovo oggetto flow layout che istanziamo potendo scegliere di modificare per esempio l'allineamento e quindi passare da un allineamento centrato di default ad un allineamento destro o sinistro e volendo, modificando il valore dei margini orizzontali e verticali fra gli elementi che vengono inseriti all'interno del contenitore.
Vediamo qual è l'effetto delle modifiche che abbiamo fatto. Ecco, come è possibile notare, adesso i bottoni del pannello di sud risultano allineati a destra, mentre prima erano centrati, e il margine che separa i due elementi inseriti nel contenitore è stato aumentato a 20 pixel rispetto a quelli di default, che hanno un valore inferiore a quello da noi impostato. Dunque, abbiamo visto che un'interfaccia grafica può essere costruita organizzando i diversi componenti grafici all'interno di contenitori. Noi abbiamo iniziato in questo video a utilizzarne due fondamentali, il Content Pane, il contenitore top level del JFrame, e un contenitore intermedio rappresentato dal JPanel. Poi abbiamo visto gli elementi all'interno di un contenitore possono essere gestiti secondo diversi layout utilizzando opportuni oggetti di tipo layout manager. Per il momento ne abbiamo visti solo due, il border layout e il flow layout, che corrispondono ai layout manager di default per il JFrame e per il JPanel, però vedremo ne esistono anche altri. Ora, la finestra che abbiamo costruito nell'esempio di questo video è stato solo un pretesto per introdurre le prime classi di componenti e di layout manager. Però ecco, anche dal risultato che abbiamo ottenuto nella nostra finestra di esempio, abbastanza scadente, è possibile capire quindi che l'interfaccia grafica va progettata in maniera puntuale e magari è quello che faremo nei prossimi video, realizzando delle semplici finestre, però che siano anche più belle da vedere. Bene, questo video finisce qui. Grazie per l'attenzione.